Carissimi amici creativi, sono Gabriella del Baule della Nonna, qui a San Benedetto del Tronto, e questo è il prossimo tutorial. La chicca fata, una bambolina super facile da fare e velocissima proprio. Andiamo subito a lavorare. Ecco, io già ho piazzato la testina che vi ho fatto vedere con lo scorso tutorial come fare, cioè un cerchietto di 8 centimetri con un'infilzetta la arricciamo e poi la imbottiamo, vedete? Eccola, lasciando una piccola apertura per il semplice motivo che poi stringendola troppo si aggrinzisce, la faccia prende un altro volume. Acquista un altro volume. Ecco, io già ho piazzato la testina su una margherita lilla. Molte lo fanno, la smontano, lo smoltano il fiore e la fanno al contrario, no? Cucendola. Solo che questa testa, anche nel mio miglior modo, vuoi cucirla, ma è sempre troppo distaccata, dondola sempre e non è ferma. Allora, io l'ho incollata creando una corolla intorno al collo della bambolina, ok? Dopodiché ci piazziamo i nostri cordoncini. Ecco le braccine, sempre con la nostra colla. Ecco, si è finita. Mettiamo. Ci piazziamo le braccine, sempre di 20 centimetri all'incirca le braccia, e poi dopo le sistemiamo più come a nostro piacimento. Ecco, e poi cominciamo a incollare i fiori come a nostro con il nostro gusto. E ci voglio mettere queste ortensie. Cominciamo a creare l'abito della bambolina con i fiori che noi abbiamo dentro casa. Scusate, la giro verso di me perché è difficile. Ok, vedete già come prende posizione, come prende gli oggetti quando li fate, cercate sempre di guardarli, riguardarli, rimirarli per crearli nel miglior modo possibile. Guardate che carino già. Ci posizioniamo le gambe. Le nascondiamo in mezzo ai petali. E la chicca fatta già è fatta. Io non ci faccio i nodini sulle mani perché poi le voglio coprire con dei piccoli petali, ok? Mettiamo qualche altro fiorellino, va. Rendere l'abito più ricco. Adesso facciamo i capelli. Io ho preparato un cartoncino praticamente per fare vedete, deve ricoprire la testa e con della lana, con degli avanzi di lana anche a due colori sarebbe pure carino. Proviamo a due colori. Girate intorno al cartoncino.
Ho girato per 18 volte, solo che la lana è doppia, perciò, ok? Tagliamo. Senza né cucire né altro, lo leghiamo al centro dei capelli, facciamo come una specie di riga. Questa è la cosa più semplicetta. Poi dopo vi mostrerò man mano come fare questi capelli un po' più particolari, più diciamo di moda. La piazziamo al centro della testa. Ok, nascondendo il buchino. Io ho messo i capelli rosa. Li metto colorati appunto per dare un po' più il senso della fata, diciamo, no? Del particolare, dello strambo. Anche se adesso molte hanno i capelli rosa. Ecco, ci ho piazzato un fiorellino. E così ricopriamo con i petali. Le manine e i piedini. Se semplicissimo. Piazziamo un po' di colla. Chiudiamo. Ed è pronto il piede. Mettiamoci un altro po' di colla perché. Ok. Questo logicamente a vostro piacimento, fate come più vi aggrada, perché il senso dell'artigiano, delle cose artigianali è che ognuno le crea come più, perché logicamente a secondo dei fiori cambia la fatina. Ed è bello così. Io non faccio mai le cose uguali, mai. Anche perché proprio non ci riesco a farle uguali. Eccola, la chiccafada è pronta. Bisogna truccarla. Allora, qui il trucco io l'ho fatta con la pittura. E praticamente ho fatto. Adesso vi faccio vedere questa già pronta. La vedete? Ho fatto questi occhi un po' particolari, con la bocca tutta sbarazzina, no? Con un sorriso un po' birichino. Ecco, e allora con il pennello, il pennellino 00, che adesso eccolo qui. Posizioniamo la bocchina. Logicamente la bocca non è tutta grande perché quando sorridiamo, diciamo che se ne va da una parte, inizia al centro. Ecco, vedete? Io l'ho fatta per metà. Non sono andata, non ho fatto l'arco completo. Poi gli occhi. Ecco, volevo pulire il pennello. Se trovo qualcosa, ecco. Gli occhi prendiamo il pennellino nero, cioè non il pennellino, il pennarello e facciamo due palline piccoline, ok? Cercando di posizionarli allo stesso punto. Ecco, due punti così.
due puntini neri. Intorno a questi puntini noi ci mettiamo l'azzurro dell'occhio. Lo volevo mettere, provare a mettere con l'ago come ho fatto l'altro giorno, perché ho visto che rimane molto bene. Perché il pennello è sempre un po' ballerino. Vabbè, adesso il lago grande non lo trovo, non ho sotto mano. Ci mettiamo il turchese tutto intorno all'occhio, tranne sopra. Ecco, occhio ai visi perché se la dipingete male, sono cavoli. Vengono fuori dei piccoli mostriciattoli. Ok? L'ho contornato di azzurro, poi con il bianco sfumo la parte bassa dell'occhio. Se non vogliono essere delle lezioni di pittura, eh. Ecco, lo schiariamo un po'. La parte bassa dell'azzurro. Ci mischiamo un po' di bianco. Dargli un tocco un po' meno freddo, più vero. Sfumiamo. Poco colore, pochissimo colore. Proprio intingetelo. Ok, non so se si vede. Ecco, leggermente. Riattappiamo tutto. Con il nero continuiamo un po' a scurire la parte alta dell'occhio, no? Come se fosse Eccolo, dare l'impressione della palpebra. Poi facciamo le ciglia. Ne facciamo due che vanno in su e due che vanno in giù. Le sopracciglia. Il nasino. Ah, qui potevamo pure con il fard dare una, diciamo, una pitturata alle guancette. E quando è secco, quando è secca la pittura lo potete fare benissimo. Con un po' un pennellino potete dargli una colorata con il vostro fard, quello che uso io del resto. Ok, adesso illuminiamo. Sempre con l'ago, con il panna, con il bianco, sempre con questi colori acrilici. Illuminiamo l'occhio, se no è troppo piatto, ok? Allora, un puntino, una a destra e una a sinistra, perché se no sembra sguercia. Oddio. E due in basso. Ai lati della bocca. Ecco, e poi cominciamo a fare queste piccole lentiggini. C'è chi ne fa tre, chi ne fa quattro, ma vabbè. Le lentiggini quattro non ho viste mai. Se ci stanno, insomma. Guardate che carina questa fata, la fata dei boschi, fatta nel giro di pochissimi minuti. Cioè, voi l'unico lavoro è quello della testina. La testina voi ve la preparate davanti alla televisione la sera mentre guardate i vostri
e programmi preferiti, arricciate e imbottite le testine. Nel giro di poco tempo ne fate a centinaia volendo, capito? Ecco. E poi, per ultimo, è importantissimo, ci agganciamo col lago e col filo. Questo porta, diciamo, per come si chiama? Per agganciare l'oggettino al portachiavi, alle borse per appenderlo. Ok? Con un po' di ago e filo. Togliete tutti questi fili. Bellissima, no? Vi saluto, un bacio a tutte. Ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, mettetemi un like, un mi piace sul video se vi è piaciuto, così verrà messo sui vostri video preferiti e ve lo potete rivedere a vostro piacimento. Ciao ciao ciao!